Amici sportivi, anche oggi eccomi qui con tutte le ultime news dal mondo della WWE. Quindi mettetevi comodi perché abbiamo delle cose molto molto interessanti. Iniziamo con Paige, che ha annunciato che nelle prossime puntate di SmackDown si svolgerà un mini torneo per decretare i primi sfidanti del New Day. La competizione, un po' come il torneo che si è svolto di recente a Raw, prevede due sfide a tre squadre, con i team vincitori che si affronteranno successivamente, ovviamente, in competizione diretta. Alla squadra vincitrice spetterà poi l'opportunità di combattere contro i Patrioti dell'Allegria a Hell in a Cell, in una battaglia titolata. Al momento sono noti i partecipanti della prima sfida, che si svolgerà nella prossima puntata dello show blu, e sono il Club, il Bar e i Collins. E se confermato, e credo che lo sarà, nel match tornerà in azione Epico, fermo per un infortunio alla spalla dallo scorso mese di gennaio. L'altra, chiamiamola semifinale, al momento non ha ben chiari e noti i partecipanti, anche se sembra abbastanza plausibile che all'interno di quella sfida ci siano i Sanity e gli Usos, ma staremo a vedere e non mettiamo le mani avanti. Restando in tema New Day, il canale YouTube di Xavier Woods ha ottenuto il Guinness World Record come quello con più iscritti a tema videogiochi tra i tanti gestiti da una celebrità. Quindi un bel riconoscimento per un atleta che ha dedicato tanto del suo tempo libero a questo progetto collaterale. Noi, questo canale, non siamo così noti e famosi, però di recente, in questo torrido agosto che sta per terminare con qualche acquazzone di troppo, beh, di recente abbiamo superato i 40.000, che comunque sia una piccola pietra miliare per un canale secondario che parla solo di wrestling. Dunque, grazie per le vostre iscrizioni. Se non siete ancora iscritti, l'obiettivo dei 50.000 è lì che mi guarda. Dunque, aggiungete anche voi la vostra sottoscrizione, chissà che fra qualche mese non si arrivi anche a quell'obiettivo. Molti siti americani riferiscono che Neville e la WWE hanno trovato un accordo che libera il primo dal poter tornare a combattere ovunque voglia. Come sapete, e se non lo sapete ve lo dico ora, Neville aveva abbandonato ormai tantissimi mesi fa la federazione per via di disaccordi mai resi ufficialmente pubblici. La voce che girava in quel periodo dice che Neville non era contento di combattere tra i pesi leggeri, quando atleti grossi e pesanti più o meno come lui stavano tranquillamente tra i pesi massimi di Raw e di SmackDown, anche in ruoli prominenti. Tuttavia, andandosene, sbattendo la porta, rifiutandosi di combattere, Neville non aveva onorato l'accordo preso con la WWE, e questo gli ha impedito, appunto, nelle scorse stagioni, di riprendere l'attività nel ring, tanto da abbandonare gli States per tornare in Inghilterra. I contratti con WWE sono fatti in questo modo: hai una serie di date da onorare, un numero di show nei quali combattere. Se per caso ti fermi oppure se non rispondi alla convocazione, il contratto si congela, non continua a scorrere, si congela, e quando tu tornerai abile, arruolabile o disponibile, quelle date o quei mesi dovrai comunque sostenerli all'interno della compagnia. Andandosene, Neville ha portato il suo contratto a questo congelamento e all'impossibilità di esibirsi altrove. Adesso invece pare, ma sottolineo il pare, che le parti abbiano trovato una soluzione accomodatrice
che abbia reso tutti abbastanza contenti, però, ripeto, manca ancora una conferma da parte degli interessati che renda ufficiale il tutto. Le fonti che hanno riferito questa schiarita sembrano comunque molto attendibili, quindi credo che anche qui i giochi siano fatti. Sui social, Braun Strowman ha richiesto un confronto con Roman Reigns dopo gli ultimi fatti che hanno coinvolto i due. Non solo, Strowman ha accusato Reigns, insomma, di comportamento un po' codardile, mettiamola così. Il mastino ha risposto che va bene, ha accettato il faccia a faccia e ora questo vis-to-vis è previsto per la prossima puntata di Raw. Ovviamente anche Reigns ha detto la sua, scrivendo che insomma Strowman dice di voler incassare a viso aperto, poi però si presenta quando uno ha già combattuto per 10, 20 o 30 minuti. Izzy, ve la ricordate? Beh, qualcuno di voi sì, era ed è la bambina che è diventata nota grazie al tifo scatenato per Bayley quando la ragazza abbracciosa stava ad NXT. Orbene, questa popolarità si è tramutata in un titolo di wrestling, perché Izzy è salita nel ring, in una federazione ovviamente minore, locale, di quelle americane, e nel suo primo match, non saprei nemmeno dirvi se da professionista, nel suo primo match ha vinto un titolo secondario, quello di campionessa internet, diventando ancora sempre di più una piccola celebrità all'interno della schiera dei fan a stelle e strisce che seguono un po' l'ambito wrestling in tutte le sue sfaccettature. Ovviamente la bambina è ancora molto giovane, io non credo che possa combattere con regolarità e oggettivamente, per quella che è la mia indole, sono anche contrario a portare nel quadrato ragazzini fisicamente non ancora formati. È vero che ci sono state nel mondo del wrestling alcune eccezioni di atleti arrivati al mainstream che hanno iniziato a combattere a 14 o 15 anni. Mi viene in mente Rey Mysterio, che aveva dei parenti legati al mondo della lotta, oppure William Regal, anche lui un talento che si è aggregato agli spettacoli itineranti sin da giovane età. Però, vista la prevenzione medica e atletica che c'è oggi, vista la cura nello sviluppo del corpo e della muscolatura che viene garantita dai progressi scientifici che abbiamo fatto, non so, iniziare a combattere molto molto presto secondo me comporta un fattore di rischio troppo elevato, ma con dita roventi qua sotto potete dirmi la vostra. Nel weekend Nikki Bella ha potuto guidare per 24 ore una Ferrari. Beata lei, per le strade della California. Un'opportunità ovviamente connessa al branding della casa automobilistica. Se volete vedere le foto dell'esperienza, beh, vi suggerisco di raggiungere il profilo Instagram della ragazza. E restando sulle gemelle Bella, ieri sera Nikki e Brie sono tornate a combattere in WWE in un live event disputatosi nelle vicinanze di New York, se non ricordo male, dove in squadra con Ember Moon hanno sconfitto la Riot Squad. E dai video che ho visto, credo che sia stata Nikki a sottomettere Liv Morgan con la sua speciale Torture Rack. È chiaro, almeno sembra chiaro a molti, che con l'avvicinarsi di WWE Evolution le due ragazze abbiano riacceso la spia dell'interesse per il pro wrestling e che conseguentemente desiderino guadagnarsi dei match di rilievo all'interno di questa kermesse. Se Brie ha già le mani in pasta con Maryse, beh, Nikki forse potrebbe in qualche modo approfittare del credito che viene dato alla sua carriera, dei suoi precedenti, per magari scendere in campo in singolar tenzone o contro una campionessa o contro comunque un'atleta iconica dei giorni nostri. Voi contro chi vorreste vedere Nikki a Evolution qualora dovesse combattere? Anche qui, dita roventi, qua sotto nei commenti, spiegatemi chi e perché. Chiudiamo con due brevissime. La prima riguarda Aleister Black,
che sta intensificando gli allenamenti e sembra ormai pronto per poter tornare ad esibirsi ad NXT dopo essersi infortunato sostanzialmente alla zona inguinale alcune settimane fa. Infine, in una recente intervista, Alberto Del Rio si è detto certo che tornerà in WWE prima di terminare la sua carriera. Oggettivamente, dopo la sua relazione sentimentale molto travagliata con Paige e dopo quanto detto in passato su Triple H e sulla federazione stessa, beh, la cosa a me pare abbastanza difficile. Però l'atleta messicano pare essersi scusato per questi ultimi episodi e la WWE ha già dimostrato di saper riaccogliere anche chi in passato si è comportato male verso di lei, quindi mai dire mai. Questa è l'ultima notizia della giornata, prima di salutarvi però vi ricordo innanzitutto che dovete piacciare il video se vi ha interessato, che potete condividerlo sui vostri social se volete aiutarmi a diffondere il canale. Vi ricordo anche che ieri ho pubblicato la nuova uscita di Chiedi al Barb e vi ricordo anche che nel weekend ho pubblicato le due ultime uscite di wrestling sotto l'ombrellone, quindi avete un sacco di cose da recuperare se per caso avete fatto qualche scampagnata o se siete andati in giro a godervi il fine settimana. In quanto a noi, beh, noi torniamo a vederci con il notiziario domani, sempre e solo qui sul canale del Bardo. E ora spazio ai commenti, sempre educati, perché questo è il faro che guida il canale su cui siete arrivati. Grazie ancora per l'ascolto e alla prossima. Ciao!